Cari amici, bentrovati alla nostra consueta intervista. Per oggi ho il piacere di avere qua accanto a me Sandro Micucci, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Amministratore delegato della Fiorentina e presidente, è per questo che l'ho voluto qua vicino a me, presidente della Fiorentina Women's. Allora, bentrovato. Caro Sandro, parliamo un attimo di questa squadra femminile, perché ultimamente ha perso contro la Juventus, una gara molto dibattuta, c'è stata anche la polemica all'andata. Però al di là del risultato, l'affluenza è stata da record. Che cosa ne pensi? Beh, io credo che sicuramente anche nel calcio femminile i risultati sul campo sono la cosa importante. Ahimè, abbiamo perso domenica scorsa all'Allianz Stadium a Torino, però dobbiamo ricordare quello che ha fatto la Fiorentina in questi 4 anni, perché di fatto siamo stati la prima squadra professionistica ad investire risorse umane e finanziarie nel settore femminile, e questo ha fatto sì che abbiamo aperto la strada a tante altre squadre di Serie A. Certo. e il movimento femminile è cresciuto moltissimo, a tal punto che addirittura domenica c'è stata questa partita storica a Torino con 39.000 persone. Io credo che record, 39.000 persone sicuramente per l'Italia è un record, ma tante volte non vengono fatte neanche nel campionato di Serie A maschile, e quindi penso che tutti abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto vedere quanto bello sia questo sport anche al femminile. Certo. Abbiamo fatto in modo che la qualità delle atlete potesse crescere, a tal punto che la nazionale italiana dopo 20 anni tornerà al Mondiale di Francia il prossimo giugno-luglio, e quindi è chiaro che è vero, sul campo abbiamo perso una partita, ma io credo che la vera battaglia, la vera guerra, ovvero quella di far crescere il calcio femminile, l'abbiamo vinta in primis noi della Fiorentina. Ecco, a questo punto, come può crescere il calcio femminile? In che modo? Beh, sicuramente continuando a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e invitando le altre squadre professionistiche italiane anche loro ad aprire una sezione femminile. Il prossimo anno in Serie A ci sarà anche l'Inter, quindi si aggiunge un'altra grande della Serie A maschile al calcio femminile, e io credo che nel momento in cui la Serie A femminile sarà più o meno la replica della Serie A maschile, sì, tutto questo sarà molto più, cioè, l'incremento al settore sarà grande. Noi lo vediamo anche dal numero di bambine che vogliono venire a giocare, certo, con noi, che sono tantissime. Iniziali, a volte non, certo, non sappiamo neanche come fare a dire di sì a tutte, perché veramente sono un numero importante. Se poi questo viene dilatato a tutta Italia, io credo che dalle 27-28.000 tesserate che ci sono ad oggi nel calcio femminile si possano raggiungere quei livelli di qualche centinaia di migliaia che sono negli altri stati europei. Ecco, nella nostra società purtroppo c'è sempre un grande divario tra ciò che è maschile e femminile, anche parliamo di salario, ciò che è maschile e ciò che è femminile. Per quanto riguarda il calcio, c'è ancora questa grande differenza? C'è un'indifferenza enorme, però è anche vero che io da 4 anni a questa parte, quando siamo entrati noi nel calcio femminile, abbiamo trovato stipendi, rimborsi spese, chiamiamoli, certo, così, pari quasi a zero, comunque veramente solo dei piccoli rimborsi spese, con squadre che sicuramente, alle quali va dato un plauso, perché comunque avevano fatto vivere il calcio femminile, ma piccole realtà dilettantistiche che avevano pochissimi mezzi, e quindi naturalmente anche i servizi e le facilities offerte alle ragazze per giocare erano veramente di basso livello proprio per questo motivo. Da 4 anni a questa parte le ragazze si allenano, almeno nelle squadre professionistiche, con gli stessi sistemi dei maschi, comunque con uno staff all'altezza, con strutture sanitarie all'altezza, e anche i loro stipendi sono sicuramente aumentati tantissimo rispetto a 4 anni fa, ma imparagonabili rispetto a quelli del mondo del calcio. Penso che piano piano comunque anche questo settore si possa livellare a livello dei maschi, però avere una maggiore dignità. Io penso che le ragazze siano dilettanti come status, ma professioniste nel cervello e nel modo in cui affrontano questo sport tutti i giorni, settimanalmente, per tutto l'anno, e io credo che debbano avere un giusto riconoscimento anche economico e pure contributivo. Ecco, Cincotta in conferenza stampa aveva sottolineato anche un gruppo cambiato nel corso del tempo e nel corso del campionato, maturato, cresciuto. Il campionato ha fatto, diciamo, un percorso suo. Adesso c'è l'obiettivo Coppa Italia, perché forse il campionato è andato o no?
Domenica sera dopo la sconfitta a Torino, una sconfitta che come avete visto è derivata da purtroppo un infortunio difensivo, ma anche se non meritavamo certo di perdere, come hanno detto tutti, anzi forse nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa più noi, però certo. A volte anche nel calcio femminile c'è la famosa legge del calcio. Gol sbagliato, gol subito. Noi abbiamo preso una trasversa, la palla è andata sulla linea, un bellissimo tiro di Alia Guagni, e poi poco dopo abbiamo preso questo gol appunto per un errore della parte difensiva, perché poi gli errori quando si fanno non si devono mai addossare a una persona, ma casomai a un settore, alla squadra, e anche diciamo in quel caso al settore difensivo, che c'è stato un malintendimento. Però sicuramente domenica sera, essendo a 4 punti di distanza dalla Juventus, pensavamo che tutto fosse finito. Però il calcio femminile è imprevedibile, al contrario di quello maschile, perché quello maschile purtroppo si sa già chi ha vinto il campionato a 6 mesi alla fine. E la Juventus ieri ha perso una partita considerata più abbordabile, e a questo punto, se noi vinceremo domenica il derby contro la Florenzia, ritorneremo a un punto, e quindi a 2 giornate dalla fine abbiamo 3 squadre che potrebbero vincere lo scudetto. Questa è un'altra cosa molto bella del calcio femminile. E un'altra cosa molto bella del calcio femminile, secondo me, è diciamo la poca polemica che c'è dietro. Per esempio, mi viene da pensare le polemiche che ci sono sempre su Fiorentina, Juventus, Juventus, Fiorentina, mentre magari nel mondo femminile ovviamente è un'altra cosa. Beh, io domenica allo stadio di Torino vedevo la mamma di Alia Guagni con una bella maglietta viola indossata in tribuna. Dicevo: signora, lei se fosse una squadra maschile, con la squadra maschile non sarebbe così facile. Ma no, questo non vale solo a Torino, vale anche al contrario, certo. Perché purtroppo anche qui dove siamo adesso, al Franchi, anche in tribuna, se un tifoso della Juventus dovesse indossare una maglia della sua squadra potrebbero esserci problemi. Io non lo condivido assolutamente, secondo me questi sono retaggi del passato che devono essere cambiati. Ognuno deve poter tifare per la sua squadra in qualunque settore dello stadio. Ecco, poi dopo ovviamente rivalità a 1000, ma assolutamente contenuta. Ecco, qual è secondo lei ad oggi la squadra femminile più forte in campionato? Oppure anche che lei ha visto, diciamo, nella sua esperienza dal 2015 a questa parte? Sicuramente ad oggi le squadre migliori sono quelle di espressione professionistica, quindi anche la classifica attuale più o meno, Juventus, Fiorentina, Milan e Roma, che era partita meno bene ma adesso si è ripresa, perché naturalmente anche per loro era il primo anno, quindi hanno dovuto pagare lo scotto del novizio come tutti abbiamo fatto, però con questo gruppo compatto di 4 squadre sono quelle migliori. Poi naturalmente e sono anche quelle che sicuramente hanno investito di più. Il problema è proprio come dicevo prima: bisognerà aumentare il numero di tesserate italiane, perché di tesserate italiane di alto livello, proprio per statistica, non ce ne sono tantissime. Perché è chiaro che se noi abbiamo 28.000 tesserate in Italia, abbiamo un certo numero di atlete di alto livello. Se ne avessimo 500.000 o 700.000 come in Germania, è chiaro che anche solo come statistica troveresti anche molte più ragazze. Quindi, ahimè, le ragazze più importanti ce le dividiamo un po' fra noi quattro e cerchiamo di aumentare il livello di competitività delle squadre anche con l'ausilio di calciatrici straniere, che sono già un pezzettino più avanti rispetto a noi. E quindi io credo che bisogna anche imparare da quello che hanno fatto all'estero, cercare di portare in Italia delle ragazze che non solo possano aiutare la squadra, ma anche le italiane a poter crescere, a potersi confrontare con atlete importanti. Ecco, dove vede la Fiorentina Women tra 5 anni? Io penso che il movimento è iniziato e c'è una grandissima valanga di ragazze che stanno addirittura giocando bene e facendo un grande spettacolo. Per cui, essendo stati noi i primi ad iniziare, il piacere sarebbe quello di rimanere sempre ad alti livelli, diciamo nelle prime del campionato. Sono sicuro che questo potrà essere raggiungibile, questo obiettivo, perché comunque a Firenze anche la Fiorentina Women's è piaciuta molto, i tifosi
apprezzano la squadra, apprezzano le ragazze che giocano, anche perché danno veramente tutto in campo e noi fiorentini sappiamo che quando uno per la maglia dà tutto in campo e poi come domenica scorsa dopo la partita piange negli spogliatoi per la sconfitta, a noi fiorentini questo piace, noi diamo un grande, ci vediamo il cuore. Perché ci mettiamo il cuore, e quindi il fatto che queste ragazze ci mettono sempre il cuore, credo che tutta la città ci stia dietro, e allora proprio per questo potremo anche stare ad alti, continuare a stare ad alti livelli. Ecco, dopo una lunga assenza quest'anno a fine campionato è la stagione del mondiale femminile. Sì, abbiamo anche diverse ragazze noi nella nazionale. Le viola azzurre le chiamo io. Esatto. Che cosa auguro a queste ragazze che fanno parte della famiglia fiorentina? Sicuramente, non solo alle mie, quelle fiorentine, ma anche a tutte le ragazze della nazionale, io auguro di fare un bel mondiale e quantomeno passare, e secondo me ci sono i presupposti di passare il primo turno, qualificarsi quantomeno per la fase successiva. Secondo me il girone è difficile ma non impossibile, quindi ce la possiamo fare. Però un po' di difficoltà c'è. Vedo che le ragazze comunque anche nelle amichevoli che hanno fatto, comunque altre partite internazionali, hanno aumentato il proprio livello domenica per giornata. Anche il mister, la Milena Bertolini, la vedo contenta. Io penso che possiamo fare bene. Ecco, si fa un grande sforzo anche a livello di calcio femminile per dare dignità alle donne. Poi succedono delle cose come per esempio quel fatto di quel giornalista o pseudo tale, tal Sergio Vessicchio, che si permette di fare certe dichiarazioni, non so se ha seguito la vicenda, ecco, dichiarazioni molto sessiste. Ecco, lei che cosa ne pensa? Ma io credo come che... Come poter uscire dal Medioevo? Sia una mancanza di cultura, di ecco, cultura infatti, di base, no? Che fa sì che certe persone, che non conoscono tra l'altro il mondo dello sport anche al femminile, si permettono di dare giudizi dall'alto della loro ignoranza, dall'alto, infatti. Scusatemi l'ossimoro, ma è dall'alto della loro ignoranza. Sì, cioè io credo che sia impossibile dare delle valutazioni così stupide, per, non solo per le atlete che giocano, ma anche per quelle che assistono, che fanno gli arbitri o che fanno, come appunto è successo in quella partita che tu mi dicevi. E quindi penso che tutto derivi dal fatto che queste persone, ignoranza, non hanno mai visto una partita di calcio femminile, non hanno mai visto lo sforzo di queste ragazze a rimanere ad alti livelli, e io credo che qualunque tipo di attività, che sia nello sport o nel mondo lavorativo, quando uno dà tutto se stesso, abbia una dignità tale che nessuno si può permettere di parlare così a vanvera. Assolutamente. E allora io ringrazio Sandro Mencucci di averci dato la possibilità di fare questa intervista. Grazie. Grazie a voi.